La corsa, fin dai tempi dell'antica Grecia, è per l'uomo la gara più istintiva, perché legata ai concetti di affermazione e di sopravvivenza. Permette infatti sia di raggiungere e vincere un nemico che di sfuggire e salvarsi da lui. In conseguenza di ciò, anche i primi veicoli realizzati dall'uomo vennero da subito utilizzati per correre. Un'ulteriore grande diffusione avvenne poi con l'arrivo dei nuovi mezzi di propulsione, come quella elettrica, quella a vapore o quella endotermica. Inoltre, nei primi anni gareggiavano spesso insieme veicoli con un diverso numero di ruote, come bicicli, tricicli e quadricicli. Il periodo tra fine 800 e i primi del 900 ha rappresentato il periodo d'oro dei tricicli, sia nella combinazione con una ruota anteriore e due posteriori, schema detto alla francese, che con due ruote anteriori ed una posteriore, schema detto all'inglese. Tra le tante gare organizzate per tricicli, ricorderemo e ricostruiremo quella svoltasi a Firenze nel Parco delle Cascine nell'anno 1899. Una gran folla era convenuta per l'occasione alle Cascine, che l'intero piazzale aveva riempito di carrozze. C'erano le più nobili dame ed i più alti ufficiali. Un'orchestra riempiva di suoni la spasmodica attesa finché il severo direttore di gara non iniziò a parlare. Nobili cavalieri, uomini e donne che vi godete questo giorno di festa del 1899, a voi il benvenuto nel viale del Visarno per assistere alla sfida che per la prima volta si svolgerà nella nostra città. Trattasi di una sfida tra cavalli meccanici, veicoli che si alimentano di una particolare essenza distillata dal petrolio e che hanno ormai oscurato tutti quelli a vapore, alimentati dal gas illuminante come dal gas acetilene, dall'aria calda come da quella compressa. Ed alfin, dopo la lunga e spasmodica attesa, la disfida ebbe luogo. Ecco che la madrina, accompagnata dal presidente del Camer, darà il via, secondo la consuetudine delle antiche carriere cavalleresche, quando il velo che lascerà cadere toccherà il suolo, la sfida avrà finalmente inizio. Ecco la partenza, già si sentono i primi scoppi. Forse uno comincia ad avviarsi. Ecco, finalmente uno è partito. Si sentono gli sforzi dei piloti, degli intrepidi piloti, per imprimere i primi impulsi ai motori. Ecco che stanno compiendo il loro rondò. Le difficoltà sono enormi. Finalmente sono partiti tutti e tre i tricicli, a dimostrazione di come ormai la meccanica di questi mezzi abbia raggiunto alti livelli di perfezione. Bravissimo, incontenibile nella sua performance.